Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel, ci colleghiamo con il sindaco di Cicerale, Gerardo Antelmo, per fare un po' il punto della situazione. Qualche settimana fa, insomma, ci eravamo collegati proprio con lui per annunciare ai telespettatori di Cilento Channel le varie attività comunali, ma anche per insomma, dire che il comune di Cicerale ha mantenuto il primato di Covid free, di comune Covid free. Purtroppo pochi casi si sono registrati anche a Cicerale, ma la situazione sembra essere sotto controllo. Sindaco, ben trovato. Allora, come procede, visto che insomma la settimana scorsa abbiamo rilevato che qualche contagio purtroppo è arrivato anche a Cicerale? Ma paghiamo fondamentalmente la Pasqua e la Pasquetta. Qualche caso, ma assolutamente isolato e circoscritto, l'abbiamo anche registrato nel nostro territorio comunale. Bisogna tener conto però che era anche abbastanza scontato che ciò avvenisse, in quanto dall'inizio della pandemia noi non avevamo avuto casi e quindi c'era tutta la popolazione purtroppo disponibile anche dal punto di vista biologico a potersi contagiare, e quindi è chiaro che un territorio che ha avuto tantissimi casi nella prima fase della pandemia, magari a dicembre, a gennaio o a febbraio, ci sono molte più persone che sono immuni in quanto già contagiate, quindi difficilmente poi, anzi è quasi impossibile che si contagino di nuovo. Noi abbiamo un paio di situazioni di contagi che poi si sono sviluppati all'interno dello stesso nucleo familiare. Sono assolutamente tutti isolati, tutti in quarantena, non mi pare che la situazione sia assolutamente sotto controllo. Ecco, non faccio il toto positivi, perché che poi diventa inesorabilmente la caccia al positivo. Non faccio il toto positivi, quindi non scrivo su Facebook i numeri, come insomma ognuno fa le scelte comunicative che ritiene più opportune, ma non lo faccio perché ci sono tutti gli studi epidemiologici che sostengono che non è detto che in un paese, in una comunità dove ci siano 20-30, e non è il caso di Cicerale, 20-30-40 contagi, ci sia maggior pericolo di un paese dove ci sia un solo contagio, dove c'è un solo contagio ma che non è tracciato. Tutto dipende dal tracciamento. Se il tracciamento è rigoroso ed efficace, le condizioni di pericolo sono assolutamente identiche. Un contagio non tracciato è molto più grave di 20, 10, 15, 20 contagi che sono tracciati, sono isolati, è stata stabilita, si è risalito alla genesi del contagio e sono stati individuati i contatti stretti che a loro volta possono poi contagiare altre persone. Quindi per questo non mi allineo a chi fa il toto positivi. È una pandemia e come tale è importante che insomma la si affronti come tale. Abbiamo avuto un pochino di fortuna, perché se facciamo il bilancio da inizio della pandemia, insomma, contagi che si contano sulle dita di una, massimo due mani, insomma, cioè siamo veramente nelle condizioni di poter dire che ancora una vera pandemia, una vera diciamo un vero contagio massivo non lo abbiamo subito a Cicerale. Spero che ciò non avvenga. Va detto che c'è la popolazione che è abbastanza largamente vaccinata, abbiamo moltissimi vaccinati nel territorio comunale, sia con la prima che con la seconda dose. Abbiamo una percentuale abbastanza alta di vaccinati, abbiamo credo circa 350 vaccinati, insomma, che in un paese piccolo sono insomma un numero abbastanza rilevante. Ho chiuso tutto il paese, mi hanno detto che è perché bisogna intervenire quando è necessario farlo. Abbiamo chiuso le piazze perché il pericolo maggiore arriva dagli assembramenti, abbiamo chiuso le strutture al pubblico, non l'avevamo fatto prima perché non avendo contagi non sarebbe servito a nulla, perché chiudere i luoghi di aggregazione quando poi c'è comunque la regola dell'antiassembramento che va seguita
perché lo prevedono le normative nazionali e regionali, ma perché chiudere in maniera ferrea i luoghi di aggregazione quando si è Covid free? E allora bisogna intervenire con gradualità. Abbiamo avuto ci sono dei casi di contagio che sono limitati a 2-3 realtà, insomma, niente di più. Abbiamo lavorato per far sì che il contagio non si diffondesse, appunto per tracciare, per impedire che il contagio potesse diventare esponenziale.